Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 20:32 minuti in regia il nostro Roberto Cherchi. Allora, vediamo subito quello che è successo nel campionato di Serie B, 31esima giornata nel pomeriggio di oggi. Naturalmente domani giocherà il Pescara alle 17:30, tra poco la presentazione della partita, giocherà sul campo dell'Avellino, poi si chiuderà il programma lunedì alle 20:30 di fronte naturalmente Carpi e Provercelli. Risultati della giornata di oggi: ieri nell'anticipo il Foggia ha prevalso sul Cesena per 2-1, la Ribi aveva sbloccato il punteggio nel primo tempo, poi c'è stato il pareggio di Agnelli, addirittura al 95esimo, dunque quasi all'ultimo respiro, il Foggia ha realizzato il gol della vittoria con Mazzeo. Nel pomeriggio di oggi Ascoli batte Ternana 2-1, al 20esimo Padella, al 48esimo il pari della Ternana di De Cagno con Gasparetto, al 72esimo Ascoli in 10 espulso Mignanelli, all'85esimo il gol partita firmato da Monachello, al 90esimo Ternana in 10 uomini per l'espulsione dell'ex centrocampista del Vicenza e del Modena Signori. Brescia Cremonese 1-1, al 19esimo Piccolo, al 79esimo il pareggio realizzato da Gastaldello, all'86esimo è stato espulso doppio giallo Pesce, centrocampista della Cremonese. Cittadella Bari 0-0, Empoli batte Venezia 3-2, vi proporremo anche i gol che hanno caratterizzato questo match: al quinto Luperto, al 48esimo il pareggio del Venezia con Falzerano, al 60esimo lo spagnolo Rodriguez, ex Salernitana e Cesena, 2-1 per l'Empoli, al 66esimo il pari del Venezia siglato da Litteri e poi al 73esimo gol vittoria firmato da Donnarumma, al 16esimo sigillo in questa stagione. Entella batte Parma 2-0, doppietta di Lamantia, al 45esimo, all'89esimo Frosinone Salernitana 0-0, Novara Palermo 2-2 in vantaggio il Novara con Puskas, al 48esimo il pari del Palermo realizzato da Rispoli, Palermo in vantaggio al 56esimo con Lagumina, espulso Golubovic, difensore del Novara, all'89esimo, ma al 91esimo in 10 uomini la squadra di Di Carlo ha riequilibrato le sorti del match con Sciaudone. Perugia batte Spezia 3-0, doppietta di Cerri, 36esimo e 41esimo, 14 gol in campionato per l'ex Lanciano e Pescara, all'89esimo ha arrotondato il risultato bianco, 3-0 dunque del Perugia, in grande spolvero la squadra di Roberto Breda. Possiamo vedere la classifica aggiornata dopo 31 turni: Empoli in testa con 57 punti, Frosinone 54, Palermo 51, Cittadella 50, Bari 47, Perugia e Venezia 46, Parma 44, si chiude qui la griglia playoff. Poi Carpi, Cremonese, Spezia 41, Foggia 40, Salernitana 38, Pescara 36, Novara 35, Avellino e Brescia 34, Cesena 33, Entella 32, Provercelli e Ascoli 29, chiude la Ternana di Gigi De Cagno con 26 punti, superata ad Ascoli nello scontro tra ultime per 2-1. E allora siamo pronti per andare a vedere il servizio di presentazione. Domani una partita importantissima per il Pescara di Massimo Epifani, il Pescara che viene da 3 sconfitte consecutive, 2 sotto la gestione dell'ex tecnico della Primavera in 3 giorni, sabato scorso e martedì nel recupero con la Carpi, 2 sconfitte casalinghe, insomma bisogna invertire il trend. Nel servizio le probabili formazioni e i brani più significativi delle conferenze stampa di Epifani da una parte, Walter Alfredo Novellino dall'altra. Vediamo. Non si può più sbagliare, il risultato serve come il pane, lo ripete spesso Massimo Epifani in conferenza, del resto è stato sempre così. Sotto il profilo della prestazione il Pescara si è fermato a Cittadella, l'esonero di Zeman non un semplice ombrello parafulmine ma un autentico tendone, non ha dato la scossa auspicata alla squadra, privata di una guida carismatica che stava facendo il massimo con un materiale per nulla competitivo per l'obiettivo playoff. Si è voltato pagina
pagina. Epifani ci sta mettendo impegno, dedizione, ha cambiato molto sistema di gioco e attori. Finora risultati e prestazioni non gli hanno dato ragione, ma l'ex tecnico della Primavera non demorde, non si sente affatto sotto esame, anzi rifarebbe le stesse scelte. Io rifarei tutto quello che ho fatto, ma non lo, ma lo dico con la massima umiltà, perché la prima settimana è stata sotto l'aspetto di allenamento motivazionale stupenda, perché ho avuto disponibilità dei ragazzi veramente molto, molto bella, allenamenti molto belli. Poi sono arrivato a sabato prima della partita, ho cercato di cambiare il meno possibile, anche se mi è stato imputato che ho cambiato tutto. Penso di aver cambiato pochissimo, anzi forse l'errore è che dovevo cambiare forse di più. Però a prescindere da questo, la partita è stata sbagliata sotto tutti i punti di vista, ma sotto l'aspetto dell'atteggiamento. I ragazzi erano vuoti, erano, l'ho detto dopo la partita, erano spaventati perché magari sentivano il peso della responsabilità di quella partita, il cambio allenatore. Però non mi è sembrato di aver cambiato o stravolto una squadra. Poi, pensando perché io non dormo per questa squadra, secondo me in questo momento bisogna essere compatti, bisogna dargli una compattezza importante, secondo me il modulo che stiamo facendo adesso è diventiamo una squadra più quadrata. E poi a me mi interessa quello che pensano i miei calciatori di me, e loro hanno grande stima, ci ho avuto un confronto con loro anche abbastanza chiarificato, diritto con loro. Loro nel momento in cui mi hanno dato la loro disponibilità, la loro stima nei miei confronti, io vado dritto contro un muro, quindi non ho paura di niente. Quando c'ho dietro i giocatori non ho paura di niente. Mi aspetto domani che fanno una grande partita, però non mi sento sotto esame assolutamente. Sotto esame no, sotto pressione? Sotto pressione nemmeno, perché quando fai il lavoro ci metti tutto te stesso e hai dietro dei ragazzi che ti stanno seguendo e che ti hanno dato grande disponibilità, non mi sento sotto pressione, ma nemmeno sotto esame. È logico che ci vuole risultato, nel calcio ci vuole risultato, non è che si scappa. Però la pressione è mediatica, perché già mi dite che sono sotto esame, è mediatica, ma quello ci sta. Ma io me l'aspettavo pure, perché non è che sono di Pescara e c'avevo degli scontri, assolutamente. Assolutamente, però sembra che delle volte la responsabilità di questo momento è tutta di Massimo Epifani. È di Massimo Epifani, va bene, andiamo avanti così, io lavoro con testa alta, posso guardare sempre tutti negli occhi. In questo momento se devo essere il capo io a prendermi la responsabilità, me la prendo, così i giocatori sono più liberi. Ritieni che sia tutto esagerato quindi, quello che sta accadendo? Ma la squadra che noi stiamo facendo in questo momento non stiamo facendo bene, lo sappiamo. Tu mi hai chiesto nella mia persona se ero sotto esame. Io ti rispondo per me stesso. Poi sono sotto esame, sarò sotto esame, ma io non mi sento sotto esame. Infatti ti chiedo solo se ti sentivi sotto pressione, che è un po' diverso. No, no, pressione, mi vedi, se mi vedete sotto pressione, sono tranquillo, ho preparato la partita, poi il calcio purtroppo prendiamo palo, la palla va dentro, prendi palo, la palla va fuori, cambia il risultato. Io penso di essere la persona più umile, e chi mi conosce bene lo sa, io ho un'umiltà che anche quando vincerò, spero, qualche partita, sarò la persona che si metterà da parte più di tutti, perché se vinciamo vincono i calciatori. E quando si fa il lavoro, questo tipo di lavoro, ci sono le pressioni, però sono le pressioni come quando voi andate a lavorare tutti i giorni, quindi nel momento in cui si fanno tutte le cose per bene, poi dopo il risultato purtroppo è figlio, in questo lavoro conta tanto. Però sono arrivato da 8 giorni, spero che domani facciamo un buon risultato e spero che da domani il Pescara riparte. Però non, l'umiltà nel lavoro che ci metto, quello non si discute. E mi auguro che da domani vengano fuori i frutti del lavoro fatto in questi 8 giorni. Indisponibili Campagnaro, Proietti, Falco, Cappelluzzo e Mazzotta. Torna Bovo, che tuttavia dopo la lunga assenza comincerà dalla panchina. La certezza 3-5-2, il probabile 11, Fiorillo, Trepali, Fornasier, Coda e l'ex Perrotta, trio di centrali di difesa. Balzano e Crescenzi sulle fasce, Koulibaly, Brugman e il rientrante Valzania a centrocampo. Cambia l'attacco rispetto al match di recupero col Carpi. Dentro Mancuso e Pettinari, che proprio ad Avellino, stagione 2014-2015, nelle immagini realizzò i primi gol in maglia biancazzurra, per la precisione 2 reti in una sfida terminata 3-2 per gli irpini allenati da Massimo Rastelli. Da quello che ho visto, l'Avellino sembra essere l'avversario migliore per il rilancio, squadra in crisi che ha vinto solo una volta nelle ultime 8 partite, una gara in meno.
Sì, potrebbe essere una squadra del rilancio, ma pure loro fanno il ragionamento al contrario. È una partita difficile, insidiosa, e ci dobbiamo andare con l'elmetto abbassato calcisticamente, perché è una partita dove troveremo un ambientino molto, molto duro. Però dopo, quando si va nel rettangolo verde, poi si gioca 11 contro 11, lì in mezzo non si scappa, verrà fuori una partita dove vincerà la squadra che avrà più forza interiore domani. L'Avellino 34 punti, 2 in meno del Pescara, con un match appunto da recuperare. Nel girone di ritorno una sola vittoria, 2-1 sul Novara, 4 KO e 3 pareggi, 44 gol incassati contro i 49 subiti dalla Pescara. Squalificati Molina e Asensio, infortunati Lasic, Radu, Morosini e Moretti. In compenso hanno recuperato Ngawa, D'Angelo e Castaldo. 4-4-1-1 il sistema di gioco. Lezzerini, tre pali, Ngawa, Migliorini, Kresic e Rizzato in difesa, Laverone e Bidawi esterni di centrocampo, De Risio, Di Tacchio nel cuore del reparto, Gavazzi nella terra di nessuno, alle spalle di Ardemagni, il tecnico Walter Alfredo Novellino. A livello singolo sono degli uomini straordinari, giocatori fortissimi, ma noi dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere uniti, forte. Io non ho paura di nessuno, ho molto rispetto del Pescara, ma se noi siamo quelli di Empoli, quelli di Novara, non quelli di Salerno, noi dobbiamo far punti per la nostra classifica. Come sarà, sarà, come diceva prima Annibale, non è una questione tattica, non è una questione di tattica, non è una questione di 4-4-2, è una questione di palle domani, insomma, ecco. Scusatemi una parolaccia. Palloni. Come sempre molto colorito, Walter Alfredo Novellino, tecnico degli Irpini. Allora ci fermiamo per la prima volta, 20:44, linea che può tornare allo studio. Torniamo in diretta da studio. Allora, per quanto riguarda l'arbitro, lo abbiamo detto, dirigerà domani inizio ore 17:30 Minelli di Varese. Abbiamo già detto nel servizio chi mancherà nel Pescara: biancazzurri privi di Campagnaro, Proietti, Capelluzzo, Falco e Mazzotta. Abbiamo ipotizzato l'11 di partenza, la certezza e il sistema di gioco. Sarà confermato il 3-5-2, c'è il ritorno di Valzani dopo la squalifica, è tornato anche Bovo tra i convocati, però per la lunga assenza comincerà dalla panchina, è stato chiaro in merito lo stesso Massimo Epifani. Cambia sostanzialmente l'attacco rispetto al match di recupero di martedì scorso contro il Carpi, erano stati schierati Capelluzzo e Bunino, Capelluzzo infortunato per la partita di domani, e allora spazio alla coppia probabilmente Mancuso e Pettinari. Per quanto riguarda invece l'Avellino è privo degli squalificati Asensio e Molina e degli infortunati Lasic, Radu, Morosini e Moretti. Hanno recuperato Ngawa, Castaldo e Capitan D'Angelo, che però potrebbe partire dalla panchina. 4-4-1-1 il sistema di partenza. Lezzerini tre pali, Ngawa, Migliorini, Kresic e Rizzato in difesa, Laverone e Bidawi esterni di centrocampo, De Risio o D'Angelo, più De Risio di D'Angelo, insieme con Di Tacchio nel cuore del reparto, e poi Gavazzi trequartista alle spalle di Ardemagni, inizio abbiamo detto ore 17:30. Possiamo dare uno sguardo anche ai precedenti, ne abbiamo estrapolati dalla nostra teca ben 4. Cominciamo dal 1988, campionato di Serie A, finì 1-1, sono trascorsi ben 30 anni, il Pescara di Galeone contro l'Avellino di Eugenio Bersellini. Questo è il primo gol della partita, firmato da Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana. In realtà un cross, un tentativo di deviazione con Zinetti ingannato dalla traiettoria del pallone. Dunque Avellino in vantaggio con Stefano Colantuono, che allena naturalmente la Salernitana. Salernitana che oggi ha pareggiato a Frosinone 0-0, e il verdetto finale, il pareggio con questa sponda di Gaudenzi, il sinistro preciso di Primo Berlinghieri sugli sviluppi di un calcio di punizione
pallone battuto da Leo Junior, molto preciso Berlinghieri. Dunque 1-1 il verdetto finale, l'esultanza dei biancazzurri, un punto importante in chiave salvezza in quel campionato di Serie A, l'unica salvezza conquistata nella massima serie dal Pescara nella sua storia. Questo invece è il campionato 91-92, allenatore ancora Giovanni Galeone, il gol di Ceredi dopo un cross di Pagano, difettoso l'intervento del portiere Amato, e questo invece è il pareggio dell'Avellino con Esposito dopo una trattenuta, o meglio una respinta difettosa del portiere Saurani. Sbaglia anche un calcio di rigore l'Avellino in quell'occasione con Lorenzo Battaglia. 95-96, campionato di Serie B, l'Avellino del compianto, il grande amico Bruno Pace, il Pescara di Franco Oddo, una vittoria fondamentale in chiave salvezza, la prima rete firmata da Baldi su lancio di Palladini, il secondo gol, lancio di Gelsi che pesca proprio Giampaolo, che riesce a superare con un tocco ravvicinato l'uscita di Stefano Visi. 0-2 nel finale, ha accorciato le distanze, accorcia le distanze, non c'era, finisce 1-2, vittoria fondamentale in chiave salvezza, riuscì a centrare la salvezza in quel campionato travagliato il Pescara. 2005-2006, il gran gol di Bonfiglio dopo la sponda di Matteini, allenatore Maurizio Sarri, finì questa partita 3-1 per i biancazzurri, campionato 2005-2006, rivediamo il gran sinistro di Mario Bonfiglio che riuscì a battere l'ex Cecere, questo è il secondo gol, ancora una bella azione del Pescara con Croce che allarga, che appoggia a Matteini, rimpallo e il destro, ottima la coordinazione di Davide Matteini, 0-2, dunque partita praticamente in ghiaccio per il Pescara che firma anche il terzo gol, l'assist di Croce, l'inserimento del suo compagno di squadra Jadid, 0-3 l'esultanza dei tifosi biancazzurri, qui invece il gol di Daniele Vicius che si è viziato da un netto fallo di Puleo non visto dalla terna arbitrale ai danni di Gonnella, difensore centrale di quel Pescara. Abbiamo concluso con i precedenti, ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, a linea a Roberto Cherchi. Bene, torniamo in diretta da studio, anteprima Pescara alle 20.59, giusto il tempo per farvi vedere i gol che hanno caratterizzato il match tra Empoli e Venezia. L'Empoli sarà la prossima avversaria del Pescara domenica 25 marzo con inizio alle 15, la Serie B si giocherà prevalentemente di domenica perché la Serie A riposerà per l'impegno della nazionale e delle varie nazionali. Allora diamo uno sguardo ai gol, eccoli qui, Empoli in vantaggio con un siluro di Luperto al quinto minuto nel corso del primo tempo, davvero un gran gol per il difensore Scuola Napoli, palla sotto la traversa quasi all'incrocio dei pali, alla destra della porta difesa da Audero, il pareggio di Falzerano al minuto 48 dopo una splendida triangolazione, 1-1, dunque partita ricca di gol, ma Empoli di nuovo in vantaggio al quindicesimo della ripresa con lo spagnolo Rodriguez, ex Salernitana Cesena, acquistato proprio nel mercato di gennaio dal sodalizio toscano. Al 66esimo lasciato solo Litteri, riequilibra ma solo momentaneamente le sorti del match, poi al 73esimo Alfredo Donnarumma che perde l'equilibrio ma supera in qualche modo il suo dirimpettaio e poi con un destro preciso sotto la traversa riesce a superare il portiere del Venezia Audero. Si tratta del 16esimo gol di questa stagione per l'ex attaccante del Teramo, ancora prima del Lanciano, soprattutto a Teramo, lasciato il segno Alfredo Donnarumma con Gianluca Lapadula, rivediamo un gol particolare, ha ripreso, è tornato a coordinarsi nel migliore dei modi Alfredo Donnarumma e a battere con un preciso destro il portiere del Venezia. Pescara Empoli dunque in programma domenica 25 marzo con inizio alle 15, la capolista incontrastata di questo campionato dobbiamo dire a questo punto con Andrea Zoli, che cambiato passo anche in virtù però l'Empoli di un mercato di gennaio davvero molto importante con l'acquisto di giocatori di spessore come il portiere Gabriel, come il difensore centrale Maietta che è abituato a vincere i campionati classe 82 ex Bologna, come Brighi e come lo stesso Rodriguez, attaccante per così dire di scorta, farebbe il titolare in tutte le squadre di Serie B soprattutto di vertice, Rodriguez che oggi giocava al posto
di Caputo, che ha segnato un gol molto importante. Le 21 e un minuto, ci fermiamo qui per Anteprima Pescara. Io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, naturalmente il nostro regista Roberto Cherchi. Grazie ancora e buona serata.